rimane ancora un ultimo elemento da considerare prima di completare il nostro arrangiamento e passare poi a inserire una voce o uno strumento principale. E ne parliamo dopo la sigla. Quest'ultimo elemento non so bene come chiamarlo, parliamo genericamente di effetti, ma non effetti come possono essere un riverbero o un delay, ma degli effetti di arrangiamento. L'ho messo da ultimo soltanto per il fatto che io li vado ad inserire alla fine, ma in realtà delle parti potrebbero essere tranquillamente assimilabili a delle parti di batteria, mentre altre sono più relative a dei synth. Sto parlando di quei suoni come dei reverse o dei noise, che vanno a completare l'arrangiamento e anche a creare elementi di tensione. Questi suoni servono secondo me per incorniciare vari momenti e anche per far capire bene i gruppi di battute che vanno a comporre la nostra struttura. Infatti, se per esempio si utilizza un suono di questo tipo all'inizio del brano, poi lo vado a stendere all'incirca ogni 16 battute, andando poi a vedere nello specifico, insieme agli incastri con gli altri suoni, dove sta bene e dove no. E se utilizzo un suono di questo tipo, per esempio un noise crash, cerco di alternarlo anche con un crash di un altro tipo per dare una varietà di suono e anche di effetto. Allo stesso modo faccio per i reverse. I reverse possono essere sia piatti naturali, semplicemente con l'effetto reverse, oppure anche invece dei suoni più elettronici. Anche quelli cerco di utilizzarli ogni 16 battute, magari alternandone a tipi diversi, anche con degli elementi di synth che creano questo effetto di reverse. E poi, a seconda ovviamente del tipo di genere musicale, ci sono tutti i vari suoni di noise oppure suoni che creano il build-up. Alle volte ho usato anche un semplice white noise, proprio un suono white noise normalizzato, e poi filtrato e con l'uso del sidechain per creare una specie di movimento e anche perché sia a tempo. Oppure alle volte si vanno a cercare altri tipi di noise con i filtri che vanno a crescere e poi a scendere nuovamente. Questi tipi di suoni sono dei dettagli molto importanti nella costruzione della base su cui poi si andrà a inserire la voce nello strumento principale, perché sono proprio essenziali per vari tipi di musica elettronica, per creare tensione e rilascio e anche per dare degli elementi di varietà. Possono essere considerati come parti di batteria o come parti di synth, ma non è tanto la terminologia che mi interessa, è comunque considerare questa gamma di suoni all'interno del nostro arrangiamento, darle il giusto peso e non dimenticarsene in questa fase. Si può cercare di utilizzare dei suoni vari, alternandoli, oppure avere anche dei suoni fissi. E uno degli aspetti su cui parleremo, anche della costruzione del nostro arrangiamento e dello sviluppo della produzione, è anche quello della creazione di un template proprio, uno schema fisso da utilizzare e da modificare di volta in volta. Adesso siamo pronti per passare alla parte focale del nostro brano, la parte più orecchiabile, quello cosiddetto hook. Non dimenticarti di cliccare un bel like sul video e continua a seguire Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook.